Grazie Presidente. Discutiamo oggi della modifica statutaria di Roma Capitale. Nello specifico, con questa delibera, la 98, la prima che andiamo a trattare, stiamo inserendo il principio dell'accesso all'acqua quale diritto garantito da questa istituzione. Nello statuto da oggi sarà presente il seguente principio. Roma Capitale riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Il Parlamento europeo l'8 settembre 2015 ha approvato una risoluzione promossa dalla rete Right to Water a fronte della raccolta firme d'iniziativa dei cittadini europei intitolata L'acqua è un diritto. A più riprese l'ONU ha trattato l'argomento, sottolineando come l'acqua potabile per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona. Agli Stati membri e alla Comunità europea è stato raccomandato di prevedere ed attuare iniziative per garantire a prezzi economici l'accesso ad un'acqua potabile e di qualità, in quanto l'acqua è considerata bene essenziale per il pieno godimento della vita. L'acqua è fonte di vita insostituibili per gli ecosistemi e il futuro dell'intero pianeta dipenderà dalla sua disponibilità e dalle modalità del suo utilizzo. L'acqua quindi è il bene comune per eccellenza che l'intera umanità ha avuto in dote, bene pubblico ed universale. L'acqua appartiene e deve essere ugualmente accessibile a tutti ed il suo accesso deve essere garantito in quanto diritto umano e servizio pubblico. La stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 28 luglio del 2010 ha approvato una risoluzione con la quale è stato dichiarato che l'accesso all'acqua è un diritto umano universale e fondamentale, definendo il minimo vitale garantito in 50 litri al giorno per persona. Un monito ci viene anche dal Santo Padre, il quale nella sua seconda enciclica Laudato Si ricorda all'umanità il costante peggioramento della qualità dell'acqua disponibile e la tendenza a privatizzare questa scarsa risorsa trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. Dice ancora che l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano universale in quanto determina la sopravvivenza delle persone. Tutto ciò è quanto diciamo come Movimento 5 Stelle da ormai un decennio. In fondo l'acqua pubblica per noi è la prima stella. Per questo, nel rispetto dell'impegno preso con i cittadini, un anno fa abbiamo depositato una delibera di modifica dello Statuto di Roma Capitale. Da Roma parte il riconoscimento dell'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. L'abbiamo fatto perché riteniamo che l'acqua sia un bene comune e non una merce e che la stessa debba essere preservata nel migliore dei modi per le generazioni future. Grazie.